Ciao ragazzi, volevo mostrare un paio di trucchetti. Siamo su Rainbow Six Siege e siamo mappa banca. Allora, Valkyrie, ci dobbiamo recare in questo punto, che cos'è la stanza dei quadri elettrici, sperando che gli attaccanti non spawnino in questo punto. Usciamo e ci rechiamo verso un cassonetto dell'immondizia verde che troviamo subito a sinistra e andiamo a lanciare la Black Eye proprio là sopra, sopra quella ringhiera. Devo riuscire a oltrepassare leggermente. Qua sbaglio, la tiro troppo a destra e lei si ferma lì. Praticamente deve scomparire. Deve rimbalzare e scomparire. Qua si vede meglio che la tiro in mezzo, vedete, proprio in mezzo alle due ringhierine, e sparisce. A questo punto la glitch dovrebbe essere uscita. Quindi noi controlliamo le nostre telecamere, vediamo tutto nero ma riusciamo a spottare i nemici. Ora vedete, esco dalla mia telecamera, è spottato, vedete? E tutte le volte che noi andiamo a aprire avremo schermo nero, ma riusciremo a individuare i nemici. Questa è una bellissima glitch da fare in una personalizzata o magari anche in libera. Certo non usatela in rank, in classificata, perché dà veramente fastidio. A me darebbe veramente fastidio, penso anche a voi. Comunque è divertentissimo, guardate. Tac, schermo nero, triangolo, nemico spottato. In qualsiasi punto della mappa voi lo fate, riuscite ad individuare un nemico, sia all'esterno, sul tetto, primo piano, garage, in qualsiasi posto, tutti i nemici verranno spottati. Bello da fare in due perché uno spotta e l'altro va a caccia. Va letteralmente a caccia come fosse un cacciatore perché sai perfettamente dove sono. Come un'interrogazione di della nostra caviera, la stessa cosa solo che viene fatta con le Black Eye. In questo video abbiamo l'amico Twin che ci dà una mano, seguite anche il suo canale Twin Games, grandissimo Twin. Allora, invece per il secondo video vi volevo mostrare uno spawn kill alternativo, diciamo. Ci rechiamo, vedete, in ufficio dove c'è la zona di spawn, fiume, se non sbaglio si chiama, dove c'è la scaletta che sale. Poi ci rechiamo verso il primo piano, facciamo un piccolo buco qua, in questa zona, a questa altezza. Si può fare anche un grande buco, con una bombetta, dopo infatti ve lo faccio vedere. Dopodiché si va verso il cantiere. Si spera che i nemici spawnino in quel punto. Ok, vedete buco. Ora noi avremo una bellissima bellissima, una buona visuale sullo spawn, sulla scaletta. Loro vedranno una finestra rotta e basta. Ora qui c'è molta luce, non erano le condizioni ottimali, però mi riesce. Molto probabilmente viene molto meglio questo trucchetto, tra virgolette, facendo un buco un po' più consistente. Ora ve lo mostro. Qua ho fatto sia sopra che sotto il buco con la nostra famosissima bombetta. Appena sale la scaletta, voi riuscite ad individuarlo e buona fortuna per l'headshot. In questo caso a me non viene immediatamente. Ecco, sta arrivando il nostro amico Twin. Ecco, niente ragazzi, vi volevo portare questo genere di video e lo farò, penso, spesso appena avrò tempo. Un saluto a tutti. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.